check. There's your kind of little pussy. Intorno all'ulivo? No. No.
spaccatelle la pallina, è chiaro, è ovvio. Quindi la corsa col cucchiaio, allora facciamo così, facciamo due file. Sì, facciamo due file, ragazzi, mettetevi su due file, dai. Forza. Io chi sono? Non lo so nemmeno io. Forza, bimbi, mettetevi su due file. Disponetevi su due file, forza, così. Bravi, 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 bravi. Ecco, ascoltate la dottoressa. Forza, bimbi, forza, forza. Due file, facciamo due file. Sì, dai, tutti quanti dovete giocare, ragazzi. Oh, così. Allora dovete fare il giro intorno all'ulivo e ritornare qua senza far cadere la pallina, ovviamente senza toccarla con le mani. Ci siamo? Liberiamo un attimo. Un giro intorno all'ulivo. Pronti? Dov'è la dottoressa? Ci siamo? Da lei via, le due microfono. Via! Veloce, una cosa! Veloce, non mai cadere! Attenzione alla corda! Dovete correre, no, camminare! Ma ognuno lo fa! Bravo, una parte! È arrivato prima lui, quindi, in questo gioco! Secondo giro, un'altra coppia, come si chiamano queste due bimbe? Benedetta, eh? Federica, ragazze! Siamo però pronti, partenza, via! Riprendere tutti! Vai Federica! Benedetta è velocissima però, eh! Nonostante l'intralcio. Vabbè, brava. Brava. Ci ha trovato anche lei, bravissima anche tu, brava. Altri due cucciai, altre due concorrenti. Come si chiama? Come ti chiami? Michela. Michela, eh? Giulia. Giulia. Chi alza il vento, per voi il gioco si fa più difficile. O anche il boa. Pronte, partenza, via! Prendi. Michela già va spedita. Giulia anche la raggiunge. Liberiamo un attimo intorno all'albero, grazie, intorno all'ulivo, ci serve spazio, cortesemente. Oh, ex ego, dai! Sì, mezza qua era proprio mezza. Ancora due concorrenti? Allora, come si chiama? Forza Giulia, forza Martina. Ci siamo? 1, 2, 3. Pronti? Guido Pancaldi da Giochi Senza Frontiere. Ed Ettore, ci siamo pronti. 3, 2, 1, via, partenza. Il vento intanto infastidisce i concorrenti. Le palline volano. Vabbè. Un po' di gente che non libera. Ecco qua l'ulivo, intanto. Piano piano arrivano le ragazze, hanno dovuto affrontare Martina, brava Martina, i suoi occhioni blu, ecco qua, brava anche Giulia. Intanto la squadra da questo lato, tutti, partenza, via, ecco qua, arrivano i concorrenti, eccoli qua, giro intorno all'ulivo. Eccola qua, velocissima! Oh, qua c'è aria di record, ragazzi! Fiorella è stata velocissima! Forse perché non ha trovato nemmeno Don Maurizio davanti, ecco, è passata liberamente. Ecco, arriva anche lei, è stato proprio... Il vento gli ha tirato un brutto scherzo, dai! Brava pure lei!
5? Ha ha!
qualcuno. Dante. Dante, fai il bravo. Grazie.
signora Polà. Ecco, forza ragazzi, forza ragazzi. Allora facciamo questa foto, Ale, forza, tutti sul palco. Forza, forza, mascherine, forza. Forza, forza, tutti, tutti su. Forza. Tutti sul palco, forza ragazzi, tutti, tutti, tutti. Tutti, belli e brutti, ovviamente. Forza ragazzi, sul palco, sul palco. Fermi così, fermi, 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 forza ragazzi. Tutte le maschere. Forza, 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 anche gli adulti, forza, tutti, tutti, anche gli adulti, tutti, tutti, tutti le maschere, forza ragazzi, tra 250 anni rivedremo questa foto e ci riconosceremo, dai, forza ragazzi, fatevi sotto, forza, forza, la dottoressa. Arriva anche le dottoresse. Ci siamo? Forza con le foto, dai! Forza, forza, vai con la foto! Pietro, vieni! Capito di là! Oscar, siediti, siedi qua. Vieni avanti. Sei scappato. Allora, ci siamo per la foto? Pronti? E uno. Guardate avanti, ragazzi, guardate avanti. Pronti per la foto? E uno, e due, e tre. Vai, 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 vai. Foto, 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 foto. Allora bambini, i bambini venite avanti e proviamo a chiedere se qualcuno dei piccoli sa che cos'è questa figura. Voi sapete come si chiama? Fantoccio, però il suo nome è? Si chiama Carnevale, perché sapete, i grandi penso che lo sanno, il periodo di Carnevale inizia quale giorno? 28! No, inizia il 17 gennaio il periodo di Carnevale e va fino al martedì grasso, perché noi abbiamo anticipato di 2 giorni. Martedì prossimo finisce il periodo di Carnevale e inizia la Quaresima. E allora questi ultimi giorni sono giorni grassi, cioè si mangia salsiccia, pasta al forno, uova e tutto il ben di Dio. E per segnare la fine di questo periodo di divertimento si brucia questo fantoccio che indica il termine della festa di Carnevale, perché poi inizia la Quaresima. La Quaresima anticamente era rappresentata da una donna vestita di nero che piangeva Carnevale morto. E nei vicoletti delle strade del centro storico si appendeva una donna, non una donna, una bambola
tutta vestita di nero, e sotto c'erano delle patate dove si mettevano delle penne. Ogni settimana di Quaresima veniva tolta una penna man mano che si arrivava a Pasqua, perché prima non c'erano gli orologi, non c'era il calendario e la gente si regolava così. Contava le settimane della Quaresima, se ne toglieva una ogni settimana e poi si arrivava a Pasqua. Quindi con l'incendio di questo fantoccio noi ultimiamo la festa del carnevale. Però non finisce qui, adesso ci spostiamo poi tutti all'Opera Venezuela, per intenderci alla pizzeria, dove si paga un biglietto d'ingresso di 3 euro, pagano tutti, piccoli e grandi, e con 3 euro partecipiamo alla serata. Io colgo l'occasione sin da adesso per ringraziare tutte le associazioni, l'oratorio parrocchiale, ma in modo particolare un applauso a voi bambini, perché siete belli. E volevo fare un complimento a un po' agli adulti, no? Quelli che hanno il coraggio di travestirsi, perché siete stati veramente straordinari. Grazie, E volevo salutare anche il sindaco che ci ha raggiunti ed è qui. Allora, diamo via il fuoco, abbiamo il talebano, l'abbiamo fittato apposta. Per esempio, ci dobbiamo allontanarci, dobbiamo allontanarci abbastanza, un po' più indietro. Ma dove andiamo? Ok, benzina. Andiamo da. Facciamo così allo stadio. Oh, è andata! Allontanatevi che scoppia! Aspetta. Oh, ecco qua, le fiamme intanto bruciano questo carnevale. Un applauso, dai ragazzi, almeno. Allontaniamoci però, bimbi, Attenzione, allontaniamoci, stiamo in sicurezza. Allontanatevi ragazzi, allontanatevi ancora. Ecco qua, ecco. Ecco, il fantoccio per la paura si è fatto la pipì sotto. Ah, è castagno, sì. No, va bene, i pantaloni hanno messo 22 kg di tritolo. Molto simpaticamente. Allontanatevi un altro pochino, così magari qualche il fumo non vi investe, perché poi magari è dopo, ecco, i capelli si intingono. E c'è anche qualche fuoco d'artificio, mi sembra di vedere, eccolo. Un dinamitardo praticamente l'ha fatto tu. Ecco qua. È andato a carnevale, ragazzi, un applauso. Allora, come prima ci spiegava Don Maurizio, adesso ci possiamo avviare verso l'Hotel Venezuela, verso la pizzeria. Lo facciamo in corteo, chi ha le macchine verrà con la macchina, ovviamente. Ah, chi ha già prende dei ritirati dolci. Guarda chi si fa.
adesso li teniamo se facciamo cantare un pochino, dai. Tu la sai a memoria? Devi andare dall'altro lato così, perfetto. No, cioè andiamo a comandare qua. Andiamo a comandare. Aspetta. Venite di qua. No, non lo so, vedete tutto dietro, qua tutti dietro qua. Le parole sono qua. No, no, vi dovete mettere qua, qua, qua. Tutti quanti qua, tanto quello vi prendo, tutti di qua, tutti di qua. Ci siamo? Pronti? Non toccare qua? Ok, va bene. Thank you.
balla. Occidentali starna. Non ho gocce di Chanel sui corpi assettici. Mettici in salve dal lavoro dei tuoi simili. Ti colo. Acceso il microfono, canta, canta. Cercarsi umanità virtuale senza senza fin come trovare quanta lei è il segno di dolore lezioni di Nirvana c'è un del filo indiana che è il mio d'ora d'aria di gloria Ale! Grido un mantra le lezioni cianta la scimmia nuda balla occidentali sta occidentali sta la scimmia nuda balla occidentali sta quando la vita si distrae cadono i luoghi occidentali sta. Occidentali scala Namaste Ale. In Rwanda c'è il buca di l'indiana per tutti un'ora d'aria di gloria Ale con la vita mantra rivoluzione inciampa scimmiamo da palla occidentali scalma occidentali scalma la scimmiamo da palla occidentali scalma oh. Ma che bravi ragazzi, un applauso, fatevi un applauso, allora forza. Questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, per l'uomo di Gesina la sua vita, ti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo è una sabbia me la vita, che passa, sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembra la vita. Vai, vai, canta, canta. Allora, torniamo tutti al posto.
mamma mia, guarda un po' più, guarda chi è là, Italia 1. Poi ci vede nonno qua giù, la ecco, vai. Ciao. Allora quindi come detto prima vi dovete accomodare, altrimenti va a finire che qua facciamo la carlona di nuovo. Così evitiamo di fare lunghe file. Prego, proviamo a cominciare a navare. Ecco qua. Allora, prima la tavola. Le tavolate qua sotto, abbiamo detto. La tavolata è qua sotto prima, eh? Prego, prego, prego. Ecco qua. Allora, a questo punto siamo qua, va bene, continuiamo da qui. Ancora la tavolata sotto qui, forza questa altra tavolata, avanti. Sempre le tavolate. Forza Billy, forza che si balla, dai!
Forza bimbi, ma non ballate! Forza, forza, dovete ballare!
forza ragazzi, questo dai. Pam pam. La vista se camina y el día está animando. Una música sabrosa de pampa. Oh, Massima Lele su pampa. Oh, Massima Lele su pampa. Oh, Massima Lele su pampa. Muévete. Qui c'era il giro ragazzi, però ah, ve lo devo dire io ragazzi, mamma mia. Así, así, así me gusta a mí.
ritmo vuelta, a ti te gusta bailar a ritmo vuelta, a todos les gusta bailar a ritmo vuelta, y ahora baila, baila a ritmo vuelta, con la mano, mano, con la otra mano, con el brazo, brazo, con el otro brazo, baila a ritmo vuelta. Muévete ritmo, muévete ritmo, así, así, así me gusta a mí. Sí. Me gusta ancora la pasta. E qui si salta. Como tú, como tú, tú, tú. A mí me gusta bailar el ritmo vuelta. A ti te gusta bailar el ritmo vuelta. Baila ritmo vuelta, con la mano, mano, con l'altra mano, con il braccio, braccio, con l'altro braccio, con la pierna, pierna, con l'altra pierna. Baila, baila ritmo vuelta. Bravi, bravi, chi si salta mentre io assaggio la pasta. Perché magari veniva da fuori posto da un'altra persona, magari una persona proprio distinta, che va bene, ci siamo? Allora, lei è di Lago Negro e qui con noi questa sera la togliamo Filomena da Lago Negro, eccola qua, maschera più temeraria, Liliana, eccola qua, vieni Filomena, all'unanimità la giuria, una temeraria, anche in piazza ha dato il massimo. Un applauso per Filomena, grazie, grazie. Poi, abbiamo maschera più originale per Luisa Delia, dov'è? Luisa! Luisa! Oh, eccola qua! Applauso per Luisa, poi ti facciamo anche cantare, eh! Poi! Il gruppo, cioè la coppia che più si è espressa, e qui anche qua abbiamo trovato l'unanimità della giuria. Marisa e il figlio, dov'è? Eccola qua, vieni Marisa, fai venire anche tuo figlio, un applauso, se ne è scappato già. Mary Poppins, applauso. Più giovane, un giovanotto che era in piazza prima oggi, il cognome deve essere La Bella, giusto? Ecco, il figlio di Angela Rotunda era vestito da buffo perché effettivamente era il più giovane nella piazza, quindi consegnerà poi il premio Don Maurizio. Salva, salva, non ti
Aspettiamo, facciamo una cosa seria. Come vi chiamate? Elisa, Amelisa, Giulia. Giulia, ci loro tre ci cantano di Marika Ian senza fare sul serio, dirige l'orchestra, il maestro Vince Tempera. Vai. E beh. Solo en el sol.
non la faccio. Che non va. Ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io l'ho pensato tutto il giorno intero, neppure col pensiero. Ma pomeriggio davanti alla finestra lo vedi insieme ad un ragazzo bianco. Chissà chi è. Luca, come sei adesso? Luca, Luca, non si saprà mai. 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 Gli faccio solo questo e poi basta, dai. Poi cambiamo genere. Ah, qua però mi voglio, eh.
Sì?